Arriva la ghigliottina. Roberta, il campione era stato di parola, ci aveva avvertito all'inizio della puntata. Appena iniziata la puntata l'ha detto ed ha confermato. Comincia a piacermi questo schema. Quindi un grande campione, ormai è diventato insomma un amico nostro, vostro. C'è anche una persona di parola perché ha detto comincia a piacermi, potrei ritornare alla ghigliottina. Detto, fatto, eccoci qua. Allora, e che ghigliottina? Il massimo che possa fare l'eredità, cioè 250.000 euro. La cuffia, Enrico, ti lascio solo un attimo con i tuoi pensieri, con la tua concentrazione. Non serve ricordarvelo, ma stasera siamo già tutti là sul divano. C'è la finale di Sanremo. Oh, il divano in piedi, seduti in macchina, dove pare. La serata finale, finalissima di Sanremo. In bocca al lupo Ama, tutta la squadra di Sanremo. Dai, forza. E adesso ghigliottina. Si parte con Enrico, 250.000 euro. Ma adesso contano le parole, non i numeri. Pagare. Cambiare. Cambiare. Ghigliottina. Errore. Terrore. Terrore. Ghigliottina. La terza parola. Centro. Centrale. Centrale. Ghigliottina. Il campione si riprende subito, non dimezza e andiamo avanti. Futura. Caruso. Caruso. Ghigliottina. Cambiare, errore, centrale, futura. L'ultima. Otto. Giotto. Giotto. Ghigliottina. È giusta anche questa. Il campione giocherà per 62.500 euro. Con le parole cambiare, errore, centrale, futura, Giotto, manca quella che ti fa vincere, Enrico. Un minuto da adesso, dai! Campione ha scritto il nostro Enrico. Voi a casa lo sapete, avete qualche istante in più, perciò siete arrivati adesso benissimo, anche senza levarvi il soprabito. Lanciatevi nella nostra ghigliottina che stasera vale più di 62.000 euro, ma soprattutto vale la soddisfazione di dire nei gruppi chat WhatsApp: ci ho vinto io, l'ho trovata prima io. Cambiare, errore, centrale, futura, Giotto, fate il vostro gioco. Tu, Roberta, sempre tavola? No, in realtà... Ah, ce l'hai un'idea? Mm. Ce l'hai? Una piccola. Piccola idea? Sì. Allora, cambiare, errore, centrale, futura e Giotto. Ti puoi levare la cuffia, Enrico, non serve più, siamo solo noi e non c'è, soprattutto hai scritto e consegnato
anche dovesse arrivare adesso un suggerimento all'improvviso, non servirebbe più per vincere. Prego, campione. Questa volta proprio non ho dovuto rivolgermi una parola tampone, diciamo così. Questo errore non riuscivo a inquadrarlo, cioè, è stato errore di forma, però forma futura, forma, cambiare forma ci poteva stare, ma Giotto, forma e Giotto non mi diceva niente. Sì che ha fatto la famosa O, che è una forma, però non è che mi quadrasse molto. Alla fine poi ne ho scelto un'altra che concentrava più con centrale, che ho utilizzato stazione, cambiare stazione, si può cambiare stazione di arrivo, di partenza, oppure si può cambiare il treno alla stazione perché è una stazione di coincidenza. Errore lo lasciamo lì per dopo perché è quella che non mi quadrava. Lo stesso va anche per futura, però può esserci una stazione denominata futura, magari relativa a qualche mezzo di trasporto. Poi c'è una stazione che si chiama futura, non ho idea. E Giotto potrebbe essere anche lì il nome di una stazione, di una metropolitana piuttosto che di qualcosa. Ah, certo. Errore invece non sono riuscito. Errore, stazione d'errore. In effetti ci potrebbe essere anche una stazione, nel senso in un processo, no? Una serie di eventi che vengono processati e automatizzati, ci può essere una stazione che viene definita la stazione d'errore, dove appunto se c'è un errore di processo viene evidenziato. Ma è un filino così. Quindi la parola che hai preferito, che poi hai scritto, quella che se più la ti faccio convince, anche vedere, se convinceva, vuoi. La parola del nostro campione è stazione. Tu, Roberta, sei da un'altra parte? Sì. Come parola? Non è questa la parola. Non è questa. Sì. Almeno... No, no, per carità. Cambiare stazione, certo. Un errore, stazione con... Per errore, come dire, siamo scesi anche, potrebbe essere... Potrebbe accadere anche quello, in effetti. Un errore, la stazione ci può... Abbiamo sbagliato stazione, è un errore di stazione. Un errore, stazione centrale, ok. Una futura stazione, una stazione futura. Futura stazione spaziale. Sì. E Giotto. Certo, come a Roma... C'è la stazione metropolitana con nomi, sì, nomi Numidio Quadrato, Giulio Agricola, Piazza Re di Roma, dice dove scendi, a Re di Roma, e quindi e potrebbe essere. Giotto magari è una stazione di una della metropolitana di una città che adesso non stiamo a dire. Cambiare errore centrale, futura, Giotto. Ma se io ti aggiungessi là, perché io t'ho visto, amando poi tu, tra le tante passioni che hai, anche la musica, futura, Caruso, hai pensato al maestro Dalla. Ma non è stasera un omaggio al maestro Dalla. Ma se io ti aggiungessi invece Battiato, intanto, ed è Battiato il maestro Franco Battiato, cambiare errore centrale futura, Giotto Franco Battiato. Battiato, canzoni di Battiato, scritte talmente tante, cura. Vado a stringere. La cura. Non è la cura. Vado a stringere nel senso che appunto nello sterminato campo di successi e capolavori del maestro Battiato ti dico portaci a San Pietroburgo. Perché stasera in effetti devi, cambiando parola alla fine con la ghigliottina, cambierà anche la... Non mi viene in mente in questo momento, però sì, ho capito cosa vuoi dire. Non so se Roberto è d'accordo, ma stasera, ahimè, non possiamo festeggiare perché dobbiamo cambiare la prospettiva. Ce l'avevi? No. Posso essere totalmente sincera? Sì. In un primo momento la mia parola era rotta, sbagliata, e poi un uccellino più saggio mi ha suggerito proprio questa parola. Ah, da quelle parti c'è pure i cardellini in latino. Sì. Vedi, si muovono mondi. Allora, passerottini che parlano, va bene. Allora, la stazione, appunto, abbiamo sbagliato stazione, siamo scesi a un'altra stazione, cambiare prospettiva, vedere certo. Le cose. In questo momento stiamo cambiando... Di vista diverso, è un errore prospettico, per appunto... Sia in un disegno, ma anche nella vita. Dici, sì, ho fatto sì. Un errore, cioè, ho visto come il mio nel mettere stazione, per esempio. O la prospettiva centrale, sempre appunto in un disegno, in un quadro, un dipinto, in un luogo, un oggetto. La visione centrale, da una visione centrale delle cose appunto la prospettiva centrale,
la prospettiva futura. Prospettiva futura, domani sera la tua prospettiva sarà quella. Riproviamo, se si riuscirà. E Giotto, vabbè, sì. Tra i primi, primissimi a introdurre Giotto, la prospettiva. Yeah. E parlando appunto, ricordando in questa serata che ci porta a una fantastica serata di musica con Sanremo, il maestro Battiato, la prospettiva Nieschi. E la mia prospettiva è quella di andare lì a farti vedere che la parola, ahimè, non è stazione, ma prospettiva. Ci rifaremo, ci rifaremo. Io poi devo andare a indagare questi cartellini che aiutano la prof. Ciao Roberta, buona serata campione. Ci riproviamo domani sera, sempre se vi va. Buona serata, grazie, viva Sanremo. Buona serata.